Allora, sicuramente la prima sensazione che viene fuori dopo questo pareggio è il fatto di aver perso due punti importanti. Sicuramente perché comunque l'Empoli a livello tecnico e anche tattico era ed è tuttora 10 spanne inferiore rispetto alla Roma. Purtroppo è arrivato questo pareggio a reti bianche, merito anche di quel pezzo di merda di Skorupski, in senso buono ovviamente, che mi ha fatto bestemmiare tutte le lingue possibili per tutti quei miracoli che ha fatto ovviamente solo contro di noi e solo contro il Napoli. Dico pezzo di merda perché ovviamente i giocatori, i portieri si devono sempre svegliare, fare i miracoli contro di noi, salvo qualche rarissima eccezione, soprattutto quando sono di nostra proprietà. A tal proposito però volevo dirvi che io non è che dico che ha sbagliato, cioè qualcuno diceva, ho letto su Facebook, ma questo si ricorda che è di proprietà della Roma, e sì, si ricorda anche della Roma, ma appunto per questo deve giocare bene per farsi vedere e meritare magari un posto nella Roma il prossimo anno, quindi è normale che si sia impegnato bene. Però da un'altra parte ci rosico parecchio perché, guarda caso, cioè non poteva giocare bene e noi vincere allo stesso tempo? No, ovviamente ha dovuto fare i miracoli che ci hanno purtroppo costretto a questo pareggio inutile. È un pareggio molto inutile perché avremmo potuto prendere punti importanti a Napoli e purtroppo perdiamo due punti contro Milan e Lazio che hanno entrambe vinto in casa, anche se soprattutto il Milan con particolare sofferenza. È un risultato che mi lascia molto l'amaro in bocca, soprattutto per come avevamo iniziato il primo tempo, perché avevamo iniziato con grandissima aggressività, praticamente avevamo fatto 4 tiri nei primi 5-6 minuti, ma la palla non è voluta entrare, anche soprattutto per merito di Skorupski, anche se potevamo essere un pochino più precisi. Bisogna dire la verità, la Roma ha giocato veramente da Roma la prima parte del primo tempo e la parte finale del secondo tempo. Nel mezzo si è vista una partita abbastanza equilibrata, quello bisogna dirlo, perché l'Empoli, molti pensano soprattutto al fatto che ha segnato due gol in 11 partite, una cosa veramente imbarazzante. Però se guardiamo anche i dati dei gol subiti, l'Empoli ne ha subiti praticamente forse uno in più della Roma, ma comunque siamo lì, la Roma 12 e l'Empoli 13, e quindi questo ti dimostra che a livello difensivo non sono una squadra così disastrosa, e purtroppo lo abbiamo dimostrato anche noi, perché ho visto un Dzeko, e anche un Salah, abbastanza contratti. Allora, sicuramente Dzeko è stato molto più bravo, molto più propositivo, ha giocato molto di più per la squadra. Invece Salah non mi è veramente piaciuto in questa partita. Però anche Dzeko è stato spesso fermato dalla difesa che ci ha intercettato molti cross pericolosi e ci ha fermato molte azioni pericolose. Quello bisogna dirlo. E ancora per questo rosico ancora di più, perché una squadra che ha 7 punti in campionato e che naviga nelle zone basse della classifica ci ha costretto a non fare neanche un gol, considerando che siamo tuttora, non lo so se lo siamo tuttora o la Juve già raggiunto o Napoli, quello che è, però comunque siamo tra gli attacchi più forti del campionato e non essere riusciti a fare neanche un gol in casa di una squadra che è terzultima in campionato, comunque giù di lì, è una cosa che mi fa incazzare parecchio. Le occasioni le abbiamo avute con El-Shaarawy nel finale, con Dzeko inizio primo tempo. Comunque le occasioni le abbiamo create, però secondo me potevamo essere un pochino più cinici. Il problema, diciamo, che rispetto alla Juve ancora ci manca quella cinicità che ci permette di vincere partite che magari non giochiamo particolarmente bene. Perché noi, io lo dico sinceramente, senza ne essere ambizioso quello che vi pare, la Roma le vittorie che ha fatto finora le ha meritate tutte. Non c'è stata una partita che meritava di perdere o di pareggiare, forse l'unica contro la Sampdoria, ma per il resto tutte le partite che ha giocato la Roma ha meritato di avere quel risultato, mentre invece in questa partita avremmo sicuramente meritato qualcosina di più. Soprattutto perché abbiamo creato molto di più rispetto a loro. Io, a parte un tiro che è uscito di poco di Maccarone, non mi ricordo particolari occasioni da parte loro. Ovviamente era normale, dato che hanno un attacco, una squadra che ha fatto due gol in 11 partite, cosa ti vuoi aspettare davanti? Ma comunque, in un'occasione sono arrivati vicini al gol. Lo ripeto, è un pareggio che mi dà molto fastidio, sto rosicando come un matto perché potevo avere una soddisfazione, diciamo, dopo il bruttissimo risveglio che ho avuto questa mattina, però neanche in questo caso posso dire di essere contento perché avremmo potuto osare di più, avremmo potuto creare di più, ma siamo stati fermati troppo spesso da una squadra che avremmo dovuto battere. In parole povere, soprattutto anche per dare merito ai quei 4.000 tifosi della Roma che sono tutti venuti allo stadio per tifare e spingerci verso la vittoria. Allora, mi è piaciuto, devo dirlo in conclusione, mi è piaciuto molto Palmieri. Perez mi è piaciuto e non mi è piaciuto perché dal suo ingresso ha sbagliato qualcosa, ma ha anche creato delle occasioni particolari. Nel complesso la squadra in ogni reparto non mi è dispiaciuta. Se in difesa siamo stati molto bravi e molto attenti, a centrocampo siamo stati comunque ordinati e abbiamo
comunque creato delle buone occasioni, abbiamo fatto dei buoni passaggi. Davanti forse è l'unica pecca, diciamo, di questa partita, a parte Shaarawy che comunque anche lui si è impegnato di più rispetto agli altri, che non hanno giocato una partita inguardabile, però soprattutto Salah ha sbagliato troppo spesso, ha sbagliato cose non da lui, spesso si è fatto trovare molto in fuorigioco e in quelle occasioni mi sono partite le peggio madonne, oppure in altri casi ha sbagliato l'ultimo passaggio e ci ha impedito di concludere delle belle azioni di gioco. Quindi in questa partita, diciamo, è stata una partita storta di quelle che purtroppo possono capitare. E la cosa che più mi dà fastidio è che noi rispetto alla Juve non vinciamo quando non giochiamo particolarmente bene, ma ci prendiamo quello che ci meritiamo. La Juve finora ha vinto molte partite non giocando in maniera eclatante, però comunque le ha vinte. Noi invece questa partita, che se la vincevamo non ci avrebbero detto niente nessuno, non ci siamo riusciti. Vuoi per parate del portiere, vuoi per un po' di imprecisione, perché quello bisogna dirlo, perché alcuni tiri erano sì forti, però anche abbastanza centrali, ma comunque potevamo fare un pochino meglio, quello senza dubbio. Sono 2 punti persi senza ombra di dubbio, perché contro un avversario così mediocre, perché non mi vergogno a dirlo, l'Empoli è una squadra mediocre, si poteva sicuramente fare di più e portare a casa la vittoria. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Empoli-Roma 0-0, di questa partita di merda, perché non è stata una partita brutta da vedere, però è stata una partita di merda. Noi ci vediamo domani per le pagelle, un saluto dal vostro creatore Gio84 e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!